realizzazione di piscine, vasche, bagni, docce, centri wellness e ambienti soggetti a forte umidità, Fassabortolo propone il ciclo impermeabilizzante con AcquaZip GE97. Il ciclo si compone di AcquaZip GE97 e dei relativi accessori: pandella, angolo e spigolo per sistemi AcquaZip e la rete d'armatura Fassanet 160. AcquaZip GE97 è una guaina cementizia bicomponente altamente flessibile, impermeabilizzante e anticarbonatazione. Il prodotto è composto da una polvere grigia e un lattice bianco. Per il trattamento dei punti critici forniamo una serie di accessori, tra cui la speciale bandella per sistemi AcquaZip, costituita da tessuto non tessuto in poliestere, la bandella a croce o la bandella a T, l'angolo e lo spigolo. Fassanet 160 è una rete di armatura da 160 grammi per metro quadro in fibra di vetro alcali resistente, che conferisce al sistema impermeabilizzante un'adeguata capacità di resistenza agli urti e alle tensioni, prevenendo la formazione di crepe o cavillature. La corretta preparazione del fondo è indispensabile per un'efficace applicazione del prodotto. Il piano di posa deve essere quindi stagionato, integro, asciutto, stabile e meccanicamente resistente. La superficie deve essere libera da polvere e sporco, eventuali tracce di oli, grassi, cere, così come eventuali parti sfarinanti o asportabili, devono essere preventivamente eliminate. È importante bagnare il sottofondo e rimuovere poi l'eccesso di acqua, in modo da ottenere una superficie umida ma esente da ristagni. Aggiungere ad ogni sacco di componente A una confezione di componente B e mescolare con agitatore meccanico a bassa velocità fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Far riposare l'impasto per qualche minuto. Trattare con attenzione i punti critici come raccordi tra superfici orizzontali e verticali, scarichi o giunti di frazionamento e perimetrali, utilizzando accessori AcquaZip. Completare il trattamento dei punti critici con l'applicazione della bandella per sistemi AcquaZip. Iniziare l'applicazione del prodotto servendosi di una spatola metallica, creando uno spessore massimo di 2 mm per mano. Sul primo strato ancora fresco, stendere la rete d'armatura Fassanet 160, accertandosi che sia interamente annegata nella guaina impermeabilizzante. Applicare la seconda mano di AcquaZip GE97 solo quando il primo strato è indurito, quindi dopo circa 5 ore a 20 gradi centigradi e 65% di umidità relativa. Quindi lisciare il prodotto con la spatola metallica dopo pochi minuti. In condizioni normali di umidità e temperatura, la superficie è pronta per essere piastrellata dopo almeno 5 giorni dall'applicazione del ciclo impermeabilizzante. Per completare la posa, Fassabortolo consiglia l'utilizzo dei collanti AZ59 Flex, AT99 Maxi Flex o AD8 addizionato con latex DE80. Oppure nel caso in cui ci sia la necessità di ricorrere a prodotti a presa rapida, AQ60 Stone o Fassatec 2. Per sigillare i giunti è possibile scegliere tra i seguenti prodotti a base cementizia a seconda della larghezza delle fughe: FC830 GF04, FC869 GM210, FC872 GM220, FC854 GG415. Per un'elevata resistenza chimica consigliamo i sigillanti a base epossidica FE838, Blue Colors o Blue Colors 0, anch'essi selezionabili in base alla dimensione delle fughe. Per trattare nello specifico i giunti tecnici, come giunti di dilatazione e perimetrali, angoli tra pavimento e rivestimento, spigoli, eccetera, è possibile utilizzare Fassasil NTR oppure Silan 290.